Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Voi lo sapete, cari amici, cari pipistrelli che navigate nelle tenebre. Lo vedete questo, vero? Voi sapete, questo è un uovo. Il suo uso è esclusivamente alimentare. Voi non vi dovete permettere di scagliarlo contro nessuno. Nemmeno contro coloro che vi hanno deluso e neanche contro coloro che vi hanno fatto del male. Non dovete scagliare le uova contro nessuno. E non vi sognate di portare le uova neanche nelle sale cinematografiche dove si trasmette la pellicola Caos Calmo di Nanni Moretti. Non vi permettete di fare una cosa simile. Perché le uova non si scagliano assolutamente contro la tela dove si proietta un qualsiasi film, fosse esso pure è il film di Nanni Moretti, Caos Calmo. Se proprio Nanni Moretti vi ha deluso, perché dopo avervi fatto fare tanti girotondi contro il capitalismo, tanti girotondi anticapitalistici, vi ha deluso, perché poi per la pubblicizzazione del suo film Caos Calmo si è avvalso delle più accreditate tecniche pubblicitarie del capitalismo più avanzato, se vi ha deluso, non dovete mica voi per questo motivo lanciare le uova contro i manifesti di Caos Calmo o contro il telone dove si proietta il film. No, voi vi rivolgete civilmente a Nanni Moretti e gli dici: Nanni Moretti, noi ti abbiamo voluto bene e ti vogliamo bene ancora adesso, ti abbiamo voluto bene quando ci hai fatto fare i girotondi anticapitalistici, adesso ti chiediamo di continuare a farci sognare con tanti bei girotondi capitalistici finalizzati, Nanni Moretti, che resti sempre il nostro idolo, finalizzati però al perfezionamento delle regole del mercato capitalistico. Cioè, Nanni Moretti, devi farci fare tanti girotondi affinché anche in Italia venga introdotta la norma che trasforma tutti coloro che vengono a vedere i tuoi film in azionisti, piccoli azionisti, micro azionariato diffuso, in azionisti della casa cinematografica che produce i tuoi film. Quindi noi andremo a vedere tutti i tuoi film, ci faremo anche tanta pubblicità, però le norme devono essere le seguenti: uno va al botteghino, paga il biglietto, e quel biglietto lì diventa automaticamente una piccola azione, cioè chi compra al botteghino il biglietto diventa azionista, un piccolo azionista dell'industria che ha prodotto il film. Quando poi ci sarà la spartizione degli utili, tutti quelli che hanno il biglietto avranno diritto a qualcosina pure loro, secondo le regole migliori del mercato capitalistico. Allora continua a farci sognare, Nanni Moretti, facciamo tanti girotondi in modo che ci sia consentito di partecipare, anche se in minima parte, agli utili cui partecipi tu, perché noi siamo d'accordo che tu sei sempre il nostro idolo, a noi non ci importa niente, prima ci hai fatto fare i girotondi anticapitalistici, adesso facci fare quelli i girotondi capitalistici, però fai in modo che anche su di noi, che ti vogliamo tanto bene, ricada una minima parte degli introiti cinematografici. Pensa, potresti continuare ancora a farci sognare e potresti modificare radicalmente le regole capitalistiche nel senso dell'azionariato diffuso, del micro azionariato diffuso, in modo che anche noi
si possa partecipare, seppur in piccola parte, ai benefici cui partecipi tu che hai adottato le regole pubblicitarie del marketing capitalistico. Va bene, cari ragazzi, mi raccomando, niente lancio di uova, eh? Niente lancio di uova. Vi ho detto quello che dovete fare. Carissimi saluti a tutti voi, carissimi saluti da Serafino Massoni e a risentirci alla prossima puntata.